Federì? Sì, vai, vai, c'è ancora spazio. Vai, vai. Vai. Quale spazio? Non sento. No, dico, quale spazio, Federico? No, mi sembrava ci fosse più spazio. Lo sai, non ci vedo, eh. Non vedi, non ci senti. Mi pare da sta coanna dei miracoli. Ma quando hai presa la visita con sto curista? L'amore che cos'è? Un sano egoismo? Oppure volere il bene dell'altra persona? Oddio! A tutti i costi, che cosa? Come la vedete voi? Una via di mezzo non c'è bisogno. Che fosse andata dalla parte all'altra è terribile. Non è un sano egoismo, no. E non è neanche cancellarsi per l'altra persona. Per me è un confluire di affetti, di interesse, di passione, di amore, ma anche di contraddizioni, di scontri. Esattamente quello che ho con lei. Quando va tutto bene, certo. La storia d'amore è quella, come la concepisco io. Magari. Invece la felicità che cos'è, secondo voi? Già andiamo sulla filosofia. La felicità. Ma la felicità sono tante cose insieme. Può essere vivere nella maniera in cui si vuole vivere. E quindi per degli attimi ti senti veramente a posto nel mondo, nell'universo, con le persone, con te stessa. Certo, non è una cosa che può essere infinita. La felicità, sì, può essere qualunque cosa. Può essere, purtroppo può essere anche qualcosa di orribile, perché persone possono essere molto felici e fare del male agli altri. Sempre il gentile, no? Dico, me dai una mano oppure mi fai cascare un braccio? Siamo in ritardo. Dico, no? Sei con te? Sì, che è un momento la felicità. La serenità magari, ecco, si può lavorarci tanto per raggiungere, quella dipende anche da noi, da un certo equilibrio, da una certa consapevolezza. La felicità è un attimo. Tanto lo so benissimo che non lo fai. Senti, se non lo faccio è perché non va a me. Non perché tu sei contraria, perché c'ho paura del ridicolo, non c'ho più l'età, hai capito? Buonanotte, Federico. Che cosa avete scoperto l'una dell'altra che non sapevate? Mi dite una cosa per uno, una cosa che Sabrina ha scoperto di Margherita e viceversa. Quello che si può dire, insomma. No, beh, non è che sono io. No. Qualcosa chiaramente da set, qualcosa cioè, di banale, di semplice. E oggi che fa? E che fa? Che ne so? E stira, guarda sta camicia. Oh, brava, stira, guarda come stiri. Comunque siamo due persone che ci assomigliamo in qualche modo, anche se siamo così diverse. Cioè veramente amiamo molto starcene per conto nostro, la nostra vita è molto staccata dal nostro lavoro. E in questo ci assomigliamo tantissimo. Tra le persone più corrette proprio intellettualmente che io conosca. E questa è una cosa straordinaria. Quindi se non è nato l'amore è nata sicuramente un'amicizia. Bene. Anche un amore. Perché è un trasporto vero, importante. Grazie. Andiamo alla puntata e siamo indietro. Federì, lascio sta, questo è il condizionatore.